Barriga di Pierri presente in questa mobilitazione importantissima che potrebbe avere ricadute incredibili per anni. Perché è importante stare qui oggi, domani e nei prossimi mesi? Il presidio di oggi e domani intanto è stato promosso da tantissime realtà, sono circa 180, anzi più di 180 le sigle tra comitati territoriali, reti, anche amministrazioni locali, associazioni, organizzazioni che hanno promosso questa mobilitazione contro lo Sblocca Italia. Lo Sblocca Italia è un decreto allarmante dal punto di vista dei contenuti ma anche delle procedure, è un decreto che tende, come spesso avviene in Italia, a mettere tutto assieme, quindi il tema della strategia energetica, il tema della strategia per i rifiuti, lo sblocco dei cantieri per le grandi opere, la dismissione del patrimonio pubblico, le privatizzazioni, tutto assieme in questo calderone che effettivamente disegna e propedeutico rispetto ad un piano generale di dismissioni, di privatizzazioni e di messa a profitto dei territori, tra l'altro con la semplificazione, così viene chiamata, delle procedure, che significa appunto mani libere, più libere ancora per le imprese per fare nel paese quello che desiderano, in particolare sul tema energetico. Ad esempio, adesso le concessioni verranno date con un titolo concessorio unico che viene richiamato in seno al Ministero e non c'è più un ruolo come era fino adesso con la procedura d'intesa con le regioni. Questo vale anche per le valutazioni di impatto ambientale che verranno fatte dal Ministero e non dalle regioni. Quindi è davvero un decreto molto allarmante che toglie potere alle comunità, toglie potere agli enti locali a partire dalle regioni e soprattutto condanna l'Italia ad un'economia basata sul passato, cioè basata sulle fonti fossili, basata sull'incenerimento come strategia per i rifiuti, basata su un'ulteriore privatizzazione dei servizi pubblici locali, sulla cementificazione del paese attraverso grandi opere spesso inutili. Quindi è chiaro che la direzione in cui va il governo è tutt'altra rispetto a quella di cui il paese avrebbe bisogno. È per questo che siamo qui, saremo qui anche domani, perché davvero questo decreto va assolutamente bloccato. Perché è importante esserci oggi? Beh, perché in Parlamento e in particolare alla Camera, la Commissione Ambiente, si sta discutendo e votando il decreto Sblocca Italia. Un decreto devastante per i territori e per i beni comuni, perché costruisce un piano di aggressione complessiva, di attacco appunto all'ambiente, alle risorse naturali e ai beni comuni, e poi, per quanto ci riguarda da più vicino, avvia, diciamo, quello che è un nuovo processo di privatizzazione anche dell'acqua, non solo dell'acqua ma anche di tutti i servizi pubblici locali, in pieno contrasto con l'esito appunto del referendum del 2011, e lo costruisce, diciamo, in un modo più subdolo, perché non parla esplicitamente di privatizzazioni ma parla sostanzialmente di aggregazioni tra aziende, andando a trovare, diciamo, come poli aggregativi, andando a individuare come poli aggregativi quelle grandi aziende che noi sappiamo oggi essere già società per azioni e addirittura molte volte quotate in borsa. Quindi scompariranno via via quei piccoli gestori in nome dell'efficienza, per andare a confluire all'interno di queste grandi multi-utility che però hanno come primo obiettivo e solo obiettivo quello del profitto e dello sfruttamento dell'acqua e degli altri beni comuni.